pensa riguardo al dibattito nei mass media e nella politica che pongono l'accento sul continuo tagliare la spesa pubblica, il consolidamento fiscale e quindi cosa pensa dell'austerità? Secondo lei è la soluzione? Assolutamente no. L'austerità sta devastando l'Europa e se ne sono ormai accorti tutti, è quasi, come dire, incredibile che in Italia si continui a ritenere che l'austerità possa funzionare. L'austerità, diciamo, ha delle basi teoriche in certi modelli economici. C'è un bel libro che si chiama Keynes e Hayek che ripercorre tutto il dibattito degli anni 20, 30 e successivi tra appunto i keynesiani che sostenevano che in una situazione di crisi il governo debba intervenire per far ripartire l'economia e quelli che oggi chiamiamo i mainstream che sostanzialmente sostengono che i mercati devono essere lasciati liberi. Quando arriva una crisi, la crisi è salutare perché diciamo, elimina le imprese non efficienti, consente di far ripartire imprese più efficienti e quant'altro. E soprattutto si oppongono alla gestione in deficit del governo. Se andiamo anche a vedere qual è la base teorica di questa austerità, nei modelli economici ci accorgiamo che parte da un'idea molto semplice e quindi che cattura facilmente. Quest'idea è che appunto siccome una famiglia normalmente deve equilibrare le entrate e le uscite, se ha un debito prima o poi deve ripagarlo, anche il governo prima o poi dovrà ripagare i suoi debiti e quindi se spende di più oggi e va in deficit dovrà aumentare le tasse in futuro. Andando un pochino più nel tecnico, questa idea è basata su questi modelli in cui le famiglie sono onnivedenti, prevedono il futuro e non vorranno, diciamo in un futuro molto lontano, lasciare crediti a qualcuno. Quindi se le famiglie non vogliono in un lontano futuro avere crediti, i crediti delle famiglie sono debiti di qualcun altro, i debiti del governo. Che è un'altra cosa che si dimentica nel dibattito sull'austerità. Però nel modello teorico quindi si dice, beh, se le famiglie alla fine dei tempi vorranno avere un bilancio in pareggio, ne consegue che anche il governo dovrà avere un bilancio in pareggio. E da qui discende tutto il resto, perché se crediamo in questa storia, allora è inevitabile che un deficit oggi debba essere ripagato domani da un aumento delle tasse e quindi forse non è il caso di fare un deficit oggi. Quello che vediamo però dall'esperienza storica è che praticamente mai un governo ha restituito i suoi debiti, anche perché c'è una domanda da parte delle famiglie per un qualcosa che consenta di trasferire ricchezza nel futuro e questo qualcosa può assumere varie forme, ad esempio una casa è un modo per lasciare ricchezza ai propri figli, ma dal punto di vista finanziario lo strumento più semplice, meno rischioso è appunto un titolo pubblico, cioè un titolo del debito pubblico. Quindi c'è una forte richiesta di debito pubblico da parte dei risparmiatori e pensare di voler eliminare questo debito pubblico quindi entra in contrasto forte con quella che è una legittima richiesta del settore privato, basata su ottimi motivi legati al benessere delle famiglie. C'è stata in aggiunta una letteratura sviluppata in gran parte da Bocconiani, da Lesina, Giavazzi, Pagano e quant'altri, che hanno suggerito tempo addietro che l'austerità fatta dal governo non necessariamente danneggia un paese, ma anzi in certe situazioni può farlo ripartire. Ed è basata proprio un po' su queste idee, sull'idea dell'inefficienza del settore pubblico, sull'idea che se io so che il governo sta risanando i conti e allora non mi aumenterà le tasse nel futuro e quindi non devo risparmiare per pagare le tasse nel futuro, posso spendere di più oggi. Ora, io credo che nessuno nel mondo veramente ragioni in questo modo, cioè nessuno pensa che se il governo oggi mi sta aumentando le tasse
non me le aumenterà nel futuro e quindi posso spendere di più. Se il governo oggi mi aumenta le tasse, magari me le riaumenta di nuovo l'anno prossimo, quindi sicuramente cerco di contenere le mie spese per sopravvivere e non di spendere di più. Quindi siamo arrivati al, diciamo, al 2010, alla crisi europea, con queste teorie che in certa parte dell'Accademia ancora erano accreditate. E quindi si diceva, se noi facciamo austerità, risaniamo i conti, togliamo da mezzo lo Stato inefficiente e soprattutto abbattiamo il costo del lavoro in modo che il Paese diventa più competitivo, e allora l'austerità funzionerà perché da un lato riduciamo la spesa pubblica e la presenza del governo in economia e tagliamo posti di lavoro, che questo poi vuol dire in pratica, ma dall'altro se il paese diventa più competitivo creerà posti di lavoro perché riuscirà ad esportare di più. Questo è il modello che hanno imposto alla Grecia, almeno diciamo formalmente, perché poi il modello vero era un altro, ma almeno formalmente l'idea era questa e non ha funzionato. Non ha funzionato prima di tutto perché appunto si dimentica che tagliare la spesa pubblica vuol dire licenziare le persone. Licenziando le persone i redditi delle famiglie, le loro capacità di spesa diminuisce, le imprese vendono di meno e l'economia peggiora nella crisi piuttosto che riprendersi. E c'è l'altro problema, che quando si fa austerità nel senso di tagliare i salari, tagliare gli stipendi, per diventare più competitivi, questo può funzionare se lo fa un paese e tutti i suoi concorrenti non lo fanno, come ha fatto la Germania inizio anni 2000, ma se tutti i paesi dell'area dell'euro, tutti insieme, fanno questa politica, scusatemi, se tutti insieme fanno questa politica non c'è nessun vantaggio competitivo, stiamo tutti tagliando tutti insieme gli stipendi, quindi non guadagniamo nulla e i nostri commerci non aumentano. Quindi il governo taglia posti di lavoro, il settore che esporta non crea posti di lavoro e l'economia peggiora. Detto questo, lei mi aveva chiesto solo dell'austerità, consolidamento fiscale. Consolidamento fiscale, quindi porterà dei danni. Io sono dell'idea che l'Italia non sarebbe oggi in crisi se non avesse adottato queste politiche di austerità, perché la Grecia tutto sommato aveva dei problemi da risolvere prima o poi, meglio prima che poi, in particolare non per il suo deficit pubblico, il suo debito pubblico, ma perché avevano un deficit nei conti con l'estero che era peggiorato drammaticamente da quando era entrata nell'euro. Quindi prima dell'euro la Grecia riusciva, svalutando la dracma, a compensare con una dracma svalutata eventuali peggioramenti di competitività e a mantenere i suoi conti con l'estero più o meno in equilibrio. Adottando la moneta unica questo gioco non ha più potuto funzionare e i suoi conti con l'estero sono peggiorati, e prima o poi questo comporta che il creditore estero non vuole più far credito e il debitore deve affrontare la situazione in qualche modo, per esempio con una politica recessiva. Ma l'Italia non era in una situazione di questo tipo, perché l'Italia non aveva un deficit con l'estero paragonabile a quello greco, non aveva seri motivi di affrontare l'austerità, se non il rispetto di questi famosi parametri di Maastricht che sono fatti rispettare da qualche paese in certe situazioni, ma a quanto pare non da tutti e non sempre.